Inter solo buone notizie, questo è il nostro titolo. Qualificazione è Lukaku, Alberto. Sì, un girone, una qualificazione croccante, così ti faccio questo assist per l'Inter. Andiamo a vedere la classifica del gruppo C con la squadra di Inzaghi che si qualifica seconda nel girone dietro al Bayern con 15 punti, con 10 gol fatti, 5 subiti, con un bel ruolino di marcia, con 3 vittorie, un pareggio, una sconfitta. Il Barcellona terzo che andrà in Europa League, e qui si realizza quello che dicevamo un po' prima, lo spauracchio della terza classificata in Champions che può andare in Europa League ad affrontare le seconde di Europa League. Tra queste potrebbe esserci la Roma, aggiornamento 37esimo 0-0, ancora più Helsinki in questo caso che Roma negli ultimi minuti. Giba, riparto da te, secondo anno per Inzaghi che porta la propria squadra agli ottavi, grande soddisfazione, anche grande input e linfa vitale che magari serve in campionato, quell'energia in più, quello sprint per recuperare il gap con il famoso Napoli di cui parlavamo No, poc'anzi. sicuro, la squadra veniva da un momento di depressione veramente importante. E, vabbè, intanto è stato fatto un passo avanti perché l'anno scorso tu la qualificazione te la sei giocata l'ultima giornata, quest'anno paradossalmente potevi aver chiuso il discorso 2 giornate Tra prima, l'altro con quindi Barcellona e Bayern, Barcellona cioè poi proprio non facilissimi. assolutamente, poi quindi già lì, vabbè, il Bayern, io ritengo il Bayern una corazzata totale, quindi veramente una squadra per certi versi inaffrontabile. Io ho visto la partita a Milano, sono andato allo stadio. Sono andato veramente, mi sono seduto e ho detto, bah, vediamo, cioè, sapevo di assistere ad un Ora con funerale, Nobis. ma dovevo solo capire l'entità del funerale. Quindi quando mi sono seduto e poi effettivamente ho visto una squadra che nel momento in cui cambia marcia, i giocatori fanno la differenza e questo lo si vede soprattutto in queste partite. Detto questo, la squadra ha ottenuto un risultato importante con un girone non facile, con un bel piangina di Xavi che è lì, che ancora oggi lacrima, anche lì io onestamente non capisco come una squadra con un blasone importante come il Barcellona possa far fare certe dichiarazioni al suo allenatore che dice no, noi vediamo l'Inter come per dire e poi pensiamo alla nostra partita, tu dovresti pensare alla tua partita E poi e dopo, basta, cioè certo. un allenatore del genere che fa, e infatti poi hai fatto una figuraccia patetica Ma anche in casa in una partita questo, che contava poco. beh, voleva mettere un po' pressione, non è No, mica. ma per carità, però L'avrebbe fatto anche Simone Inzaghi, fosse stato al contrario. No, poi Quelle sono voglio dire, tattiche che usano gli allenatori per mettere pressione sulle squadre in modo tale ma per cercare un attimo di probabilmente farle lui giocare un po' più. aveva la sua strategia, giustamente, come dici su marcia, poi con l'Inter, sai, non si può mai stare tranquilli, voglio dire, l'anno scorso abbiamo fatto 2 pareggi con lo Shakhtar, non si riusciva a fare un gol e quasi ci rimettiamo le penne, quindi l'Inter, in queste partite, per le partite più difficili per l'Inter, paradossalmente, sono sempre state queste storicamente, quindi giustamente lui, memore anche di quella che è la storia di questa società, ci ha provato, però l'ho trovato un po' troppo patetico, ecco. Tant'è vero che poi la sera col Bayer ha fatto una figuraccia in casa. Scusa, fammi dire una cosa sull'Inter, restando all'attualità, che praticamente per i tifosi dell'Inter è abbastanza importante e anche per la società. Vabbè, oggi comunque è andato in scena questo primo incontro, assolutamente interlocutorio, tra l'agente di Skriniar, Sistici, e appunto Marotta e Ausilio. Diciamo che non sono entrati, da quello che so, nel dettaglio della trattativa, ma c'è stata una disponibilità, in un tempo abbastanza contenuto, si parla della prossima settimana, di ascoltare comunque una proposta da parte dell'Inter e di provare a entrare nei dettagli. L'Inter sta facendo di tutto, devo dire che però, da qui a dire che l'ottimismo è totale, ce ne passa, anche perché sappiamo da altri canali che comunque il Paris Saint-Germain è sempre abbastanza in pressione del club che lo aveva seguito in estate. E quindi è una partita molto aperta, però era giusto anche raccontare di questo primo incontro andato in scena. Tra l'altro, Mario, adesso io ti faccio ascoltare le dichiarazioni di Mister Inzaghi dopo questa vittoria, questi 4 gol, no? Eclatanti, e poi voglio un tuo parere proprio sull'incontro odierno, di cui giustamente parlava poc'anzi Paolo, perché Skriniar, tassello fondamentale per l'Inter, e voglio sapere la tua. Parola di Mister Inzaghi. Siamo stati bravissimi per il secondo anno di fila, l'Inter passa un girone con una giornata d'anticipo, erano tantissimo tempo che non succedeva un passaggio, adesso addirittura ne sono passati due, sono contento per i miei ragazzi, per la mia società e soprattutto per questi tifosi perché
insomma, di mercoledì alle 18.45, un orario, vedere un San Siro così, chiaramente ci ha aiutato tantissimo. È giusto che alla fine abbiano applaudito questi ragazzi, perché in Champions hanno fatto qualcosa che alla vigilia, credetemi, non era scontato, perché abbiamo visto tutti, l'abbiamo toccato con mano cosa significa il Bayern Monaco e il Barcellona. Ci deve dare tantissima autostima, era il primo vero grande obiettivo della stagione, è stato centrato meritatamente con prestazioni che sono andate increscendo sempre, e quindi adesso sappiamo che in campionato abbiamo del ritardo, però stiamo lavorando per cercare di accorciarlo. Chiaramente davanti stanno andando fortissime, però sono fiducioso, ho la speranza di recuperare giocatori che mi aiuteranno nelle rotazioni. Adesso sappiamo che dobbiamo fare l'ultimo sforzo, perché ne mancano ancora qualcuna molto molto importante da qua alla sosta, e chiaramente un'impresa del genere ti dà tantissima autostima, però sappiamo che è giusto godercela per queste 2 o 3 ore, e poi fra 48 ore saremo di nuovo qua a giocarci una partita di campionato con energie spese, però dovremmo essere bravi a lasciarle da parte e organizzare una partita importante contro la Sampdoria. E se al 28esimo il gol di Cristante è stato annullato, la Roma riesce a concretizzare al 40esimo con chi, Alberto? Questa volta è buono il gol di Tammy Abraham su assist di Pellegrini, un calcio di punizione tagliato molto molto bello, lo schiaffo di testa da parte del giocatore della Roma che batte Hazard e porta in vantaggio i giallorossi. Siamo al 43esimo adesso, c'è subito la risposta della squadra di casa che si butta in avanti, adesso la Roma può andare in contropiede. Roma che adesso in classifica ha messo benissimo, perché aggancia praticamente il Ludogorets e all'ultima partita del girone ci sarà questo scontro diretto per andare avanti. Vedremo se in Europa League o in Conference, però adesso sì, la Roma è in vantaggio. Eh sì, mancano veramente 3 minuti al termine del primo tempo, vi raccontiamo chiaramente il secondo, tutti gli aggiornamenti. Ritorniamo però a parlare di Inzaghi, di Inter, Mario, anche perché abbiamo ascoltato le parole di mister Inzaghi, dice sì, abbiamo fiducia, però siamo anche consapevoli del fatto che dobbiamo rifarci su appunto un deficit che abbiamo avuto nelle ultime partite, è tempo di accorciare il gap che ci separano dai posti alti. Beh, come al solito Simone Inzaghi non dice nulla di nuovo durante le conferenze, perché è abituato ad avere anche fin troppo equilibrio, e noi arriviamo da allenatori che non le mandavano a dire vedi Conte, vedi Mourinho, per cui ha introdotto questo nuovo modo di interpretare la figura dell'allenatore nell'Inter. Bisogna fargli i complimenti, perché è riuscito a sopportare una pressione gigantesca, ha saputo operare dei cambiamenti all'interno della squadra, in primis il portiere a gran richiesta è stato accontentato, e quindi insomma devo dire che la partita che ha fatto l'Inter è stata una partita di una squadra consapevole della propria forza. Le dichiarazioni dei calciatori sono dichiarazioni di calciatori attaccati alla squadra, io questo lo sostengo oramai da 2 o 3 anni a questa parte, e non mi fa specie che un calciatore come Skriniar, sebbene a scadenza, abbia tutti gli interessi di rinnovare, anche memore dell'esperienza di Lukaku che facendo piano, un cambiamento Mario, tutti gli interessi piano, insomma, ma secondo me sì, dai la cosa è un per calciatore fatta e non è così, ma per quanto mi riguarda sta dando dimostrazione dell'attaccamento alla squadra, della responsabilità che ha da capitano della squadra. Io vado sempre a vedere le partite allo stadio e noto anche dei particolari che sicuramente fanno la differenza, e il fatto di andare ad abbracciare qualunque giocatore stia uscendo dal campo o entrando nel campo, il fatto di prendere la squadra, sì, portarla vuol dire, sotto la curva, vuol dire far bene il capitano, non vuol dire che però sia sinonimo di rinnovo del contratto. Sì, però ragazzi, sinceramente anche Leao è andato sotto la curva nell'ultimo match con la Dinamo. E sei sicuro che Leao rinnovi? Ma perché è andato sotto la curva? Secondo me c'è una differenza abissale tra il comportamento di Leao, il comportamento di Kessié, il comportamento di altri calciatori e quello di Skriniar. Skriniar non ha mai detto nulla, non si è mai esposto in prima persona, ha sempre dato la dimostrazione di essere un super professionista. Secondo me, insomma, all'inizio non è che Mario, ma non è vero, all'inizio non è che... no, gli è stato detto
cosetta all'inizio, all'inizio Skriniar caso. No, non è che una fosse... cosetta critica, ma piccola, ma piccola, ma dilla sull'Inter, una cosina. Ma non... quando c'è stato da criticare l'Inter, io sembra che parliamo della Madonna di Lourdes. Secondo me quando Inzaghi tutto apposta, anche i giocatori che stanno tutti dalla parte dell'allenatore, guarda che hanno cominciato a stare dalla parte dell'allenatore, a fare gruppo, dopo il famoso incontro alla Pinetina, chiarificatore, ecco, e da lì ma l'hanno detto anche loro. L'allenatore non era neanche presente, appunto, quindi ho capito, appunto, quindi cosa vuol dire? Non è vero, vuol dire che la squadra è consapevole, ma nonostante le dicerie che ci sono in giro, la squadra è fatta finalmente da calciatori che stanno dimostrando di essere attaccati. C'è chi legge della fragilità nell'Inter nel reparto difensivo. Ma diamo un aggiornamento di partita. Sì, finisce il primo tempo della Roma, abbiamo detto poco fa, risultato che è molto favorevole alla squadra di José Mourinho, perché al 42esimo Temi Abraham ha portato in vantaggio i giallorossi su assist di Pellegrini, colpo di testa, batte Hazard, dunque porta la sua Roma in vantaggio in questo momento. Una situazione favorevole con la Roma a 7 punti in classifica insieme a Ludogorets. Proprio all'ultima partita di questo girone di Europa League ci sarà la sfida diretta allo Stadio Olimpico, che noi immaginiamo strapieno per questo appuntamento. Chi vince prosegue il turno in Europa League, come seconda affronterà le reduci dalla Champions League, invece la terza classificata retrocederà, diciamo così, in Conference. Ci sono degli aggiornamenti, Vittoria, però anche riguardo quello che è accaduto purtroppo di cronaca particolarmente spiacevole intorno alle 18.30 quest'oggi. L'abbiamo detto, l'aggressione di un uomo di 46 anni in un centro commerciale a Milano Fiori, nella zona di Assago. Parla Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, relativamente alle condizioni di Pablo Marì, calciatore del Monza per l'appunto, che è tra i feriti poiché colpito da questa persona. Lui rassicura sulle condizioni di salute del calciatore, ha parlato al TG2. Ho ricevuto una notizia terribile, dice Galliani, perché il cassiere del negozio, purtroppo l'abbiamo detto poco fa, è deceduto. Per quanto riguarda Pablo Maria, ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, un penetrante, che però non ha toccato per fortuna organi vitali come i polmoni. Non è in pericolo di vita, certamente ha qualche problema, ma dovrebbe riprendersi rapidamente nonostante qualche muscolo sia stato lesionato. È cosciente e in questo momento lo stanno operando. Dunque c'è questa situazione, tutto lo staff dirigenziale del Monza, anche diversi compagni sono corsi all'ospedale di Guarda per sincerarsi delle condizioni del calciatore Pablo Marì. Grazie per questo aggiornamento. Allora io riparto da Marcello Chirico. Marcello, abbiamo visto nella partita appunto di ieri dell'Inter un grande ritorno, il ritorno di Lukaku, sebbene abbia giocato veramente 10 minuti così mal contati, riesce anche a concretizzare il quarto gol, insomma giocatore che chiaramente però dopo un lunghissimo stop, all'inizio sembrava dovesse fermarsi per 2 settimane, poi invece si è dovuto allontanare dal campo per 2 mesi, chiaramente deve ancora ritrovare in un qualche modo la sua condizione fisica ideale. Sì, poi guarda, tu devi sempre calcolare che quando uno arriva da un grande infortunio, un lungo infortunio, la prima partita che fa, la fa sempre benissimo. E poi quella successiva che magari stenta un po', quindi adesso rivediamolo un attimo dalla prossima, quanto minutaggio gli verrà dato e come farà la prossima prestazione. Certo, è anche entrato in una partita che l'Inter l'aveva dominata, la stravinta, certo. È stato messo lì, dai, regalati questi 10 minuti, si fai anche gol, nel senso che era una partita talmente chiusa, strachiusa, che è stato anche facile per lui entrare. Però certo, per l'Inter è tanta roba Lukaku, perché hanno puntato tutto su di lui, cioè hanno rinunciato a Dybala per prendere Lukaku, quindi per Lukaku questa squadra è fondamentale. Però devo dire che l'Inter ultimamente si è ripresa. È uscita dal suo periodo nero. Poi però sulla Champions vorrei fare un appunto, al di là del merito dell'Inter, perché l'Inter ha meritato di arrivare seconda, però adesso andiamo a vedere un po' bene
visto che fate tanto le pulci sul Napoli, facciamo le pulci anche sui vostri gironi. Cioè, il girone dell'Inter apparentemente sembrava difficilissimo, poi però il Barcellona ce lo siamo visti tutti com'è? Cioè, ancora ieri abbiamo visto, no, la riprova di cos'è il Barcellona. Il Barcellona non è più il Barcellona che conoscevamo, è rimasto il nome di questo Barcellona, ma di fatto non è più quel grande club. Quindi l'Inter è più forte di questo Barcellona ed è giusto che passi l'Inter, perché è più forte di questo Barcellona. All'inizio pensavamo che fosse il contrario, sì. Invece quest'Inter è migliore di questo Barcellona di Xavi. Quindi diciamole anche tutte chiare, l'unica Calcio. Partita vera... Però Marcello, questo è lo stesso Barcellona... È stato il Bayern, infatti il Bayern l'ha messa sotto all'Inter. Sì, però questo è lo stesso Barcellona, con un Lewandowski in meno, che ha preso a pallonate il Napoli l'anno scorso. Lo so, però il Napoli... Cioè, il Napoli visto che dite il Barcellona, il Barcellona... ho capito, vi sto dicendo che, visto che parlate di una squadra ridimensionata, vi sto dicendo che è lo stesso Barcellona dei ragazzini terribili con un Lewandowski. L'Inter a Barcellona aveva sempre perso. Facciamo concludere un attimo Marcello, ragazzi, perché in collegamento ha difficoltà. Vai Marcello, l'anno scorso? Io chiedo, cosa ha vinto il Napoli l'anno scorso? Cosa ha vinto il Napoli l'anno scorso? Me lo ricordate? Sto dicendo che non è che l'aveva... La squadra che non ha vinto niente. Il Napoli non ha vinto niente. Vuol dire che non era meritevole di vincere niente. Quindi il Barcellona ha eliminato una squadra che non ha vinto niente. Incontrasse adesso il Napoli, questo Barcellona, gliene fa 6. Il Napoli di oggi, a questo Barcellona, gliene fa 6. Condivido. Se non sono 6 sono 5, no, perché sai, fare i paragoni con le stagioni è diverso, perché voglio dire, allora parliamo 3-4 anni fa, allora parliamo del Barcellona di Guardiola, cioè il Barcellona adesso è sta roba qua, ragazzi, è sta roba qua. Che l'Inter abbia meritato. Sì, ma l'anno scorso, dopo le partite col Napoli del Barcellona, se l'anno scorso qualcuno avesse detto che quella squadra lì era scarsa, avrebbe fatto un errore madornale. Era una squadra che... Adesso noi stiamo parlando un po' col seno di poi, siamo bravi tutti, ragazzi. Adesso oggettivamente io parlo da milanista, ma quando abbiamo visto il girone, il sorteggio dei gironi, mi ha detto che era un girone. Se guardi il blasone, il vissuto, sì, però Marcello sta dicendo. Gli acquisti, perché comunque ha preso Lewandowski. Lewandowski è il miglior centrale. Ho capito, ma una difesa imbarazzante, per esempio, il Barcellona ha una difesa imbarazzante. Cioè, ma adesso l'abbiamo scoperto adesso. Cioè, comunque lo fa giocare, ma sta parlando di adesso. L'anno scorso erano i ragazzini terribili, fortissimi, la prospettiva, si ritorna al Barcellona. Ascolta. All'inizio del campionato anche la Juventus, con Di Maria, Pogba, Bremer, Kostic, tutti dicevano rispetto all'anno scorso che grande squadra. Io non lo dicevo, ad esempio, non l'ho detto. Però tanti che venivano qua o che anche all'esterno dicevano la Juve ha rifatto la squadra quest'anno. Poi la vediamo in campo ed è peggio dell'anno scorso. Il Barcellona, visto quest'anno in campo, il Barcellona di Xavi lascia molto a desiderare. Infatti l'Inter, dove è stata intelligente l'Inter? L'Inter ha capito come giocava il Barcellona di Xavi all'andata, ha detto io mi metto dietro, li faccio sfogare, tanto è vero che il Barcellona non ha fatto un tiro in porta, quasi nessun tiro in porta. Poi ci sono gli episodi, quelli lasciamo perdere, che su quello ha ragione Xavi, però noi guardiamo la partita come l'ha giocata l'Inter, l'ha giocata in maniera intelligente, poi contropiede, gol. Al ritorno ha fatto lo stesso gioco, sfruttando tutti gli spazi che gli lasciava nelle ripartenze il Barcellona, tant'è vero che io dicevo che l'Inter non so come ha fatto a non vincerla sta partita. Sì, è vero. Perché è vero. Effettivamente vincerla tranquillamente. Il quest'anno è questo qui. Paradossalmente, Marcello, il risultato dell'andata non fosse stato quello che abbiamo visto, vuoi per gli episodi, vuoi per lo mettiamo, cioè l'errore di Aslani lì sarebbe stato un dramma però forse è più interessante fare un'analisi di prospettiva su quel che sarà, no? Cioè, che dire quello ce che è stato, lei, perché sennò è un esercizio non mi permetto. Volevo solo dire una cosa, sarebbe simpatico per l'Inter, e spero che Mario qua me ne convenga, che la curva nerazzurra ritrovasse un po' di feeling con Lukaku, perché praticamente è stato anche raccontato che quando lui è entrato c'è stato uno dei capi curva con un megafono che ha detto non fate cori in favore di Lukaku. Cioè questa è cronaca, non è che me ne invento. Sì, però il tifoso dell'Inter non è solo la curva. No,
però dico, non è solo sarebbe bello. C'era uno stadio intero che l'ha applaudito. Ci sono due tipologie di tifosi. Io ho detto, tifoso da curva, sì, vabbè, però adesso la curva non fa comodo per sostenere la tesi, non c'è solo la curva. Dico solo che per il bene dell'Inter sarebbe bello che anche la curva tornasse a sostenere così come è stato bello, questo sicuro, vedere Lukaku chiedere scusa a tutti i tifosi per non essere riuscito a dare il proprio contributo in tutto questo però periodo. Ti posso capire, sono cose che fortunatamente all'Inter stanno succedendo, ma volevo dire ma Lukaku cosa... però secondo me su ste robe è patetico, ma perché non è quello vero che... ma ascolta, finalmente quello... c'è un calciatore che dimostra attaccamento, ma l'attaccamento patetico. Lo diceva anche e poi è scappato al Chelsea e ma poi si è pentito e è tornato. Si può sbagliare, ma si può anche chiedere scusa, lo ha fatto a chiedere scusa fino a quando gli arriva un'altra proposta e poi va da un'altra parte. Però, non va da un'altra parte perché non ha mercato, però adesso no, per adesso non ha mercato. Ma non è vero, ma sta lì perché vuol star lì, basta con tutte queste beh, certo, sai, al Chelsea tutti vogliono scappare, non beccava palla, cioè tutti vogliono stare all'Inter, sì, cioè per me uno sì, al in Chelsea, questo momento sì, uno al Chelsea gioca, gli fa schifo il Chelsea, dice no, voglio andare all'Inter. È scappato perché non giocava, non giocava. Ma, e fa fatica in Premier. Posso dire una cosa, ma perché deve essere innamorato dell'Inter, sì, Mario? Sì, forte, voglio anche sentire le parole di mister Inzaghi che si pronuncia. Ma io chiedo aiuto a Marcello, che è un osservatore qui distante. Ma perché uno deve essere a prescindere innamorato dell'Inter? Sarà perché stato bene perché è una bella squadra. Si sta bene, ma cos'è? Perché ma cos'è sta il gruppo Vacanze Piemonte? No, si sta bene, no, dai. Ma no, ma perché sai, Vittoria? Piemonte, però comunque io e Marcello facciamo il ascolta, tipo, Marcello. Ma sai cos'è? Manca la musichetta con i luccichini all'Inter, dire una cosa, si sta bene. Col senno di poi il Barcellona viene tacciato di essere una squadra Ma in realtà oggi possiamo dire che l'Inter ha giocato bene la partita d'andata e Inzaghi sto parlando bene. Di Lukaku e dell'Inter, perché, no, perché di Lukaku Barcellona per me va a stare all'Inter, no? E non ha nessuna intenzione di essere preso da chiunque altro. Detto questo, in realtà quando io ho visto la partita difensivista dell'Inter con una squadra che ha preso 17 gol, ho detto, ma questi come possono reggere 90 minuti senza perdere questa partita? Ma cosa c'entra quindi con oggi, Lukaku? Quindi oggi cosa c'entra? No, non c'entra Lukaku. Ah, ecco. Stavate dicendo che il Barcellona è una squadra finita, che l'Inter avrebbe meritato di passare al secondo posto. In realtà la strategia è stata vincente. Ragazzi, però la strategia di Inzaghi si è dimostrata vincente perché l'Inter è riuscita a passare indenne facendo una gara difensivista, avendo una difesa che prende 17 gol. Mario, quindi, ma il tuo attaccamento all'Inter lo conosciamo. Marcello deve rispondere. Ma facciamo anche delle analisi critiche, se no è tutto ma finito. Ma è critico, io sto facendo cronaca. L'Inter ha preso tantissimi gol, ha deciso di fare una partita dove la squadra in un momento brutto... Stai facendo cronaca, hai detto che in curva non è vero che non hanno voluto sostenere Lukaku. Ragazzi, i primi 20 minuti della partita comunque l'Inter era molto tesa. Sta parlando dell'altra sera io. Dal primo momento ha detto Lukaku, bentornato, ma ti devi meritare di nuovo il nostro affetto. E questo sta facendo, ma non vuol dire che il tifoso interista sia per forza schierato con la curva. Molto spesso ognuno fa il suo ruolo. Vabbè, ovvio, io infatti ho parlato della curva, non ho detto il tifoso interista. Ma la curva giustamente ha il suo modo di vedere, va rispettato, non è il mio. Io sono contento che sia tornato Lukaku, dopodiché è giusto che lui si sia comportato. Ripartiamo con le parole di mister Inzaghi proprio su Lukaku. Lukaku. Dopo la pubblicità ve le facciamo ascoltare. Sì. Vi avevo promesso, avremmo ascoltato le parole di mister Inzaghi su Lukaku, tanto chiacchierato, ritorna in grande spolvero. È vero che però ha bisogno ancora di tempo questo giocatore, tempo che probabilmente si prenderà visti anche i mondiali e visto quanto lui voglia giocare, no? Nella propria nazione. Talmente che tiene all'Inter che va a farsi, si prepara un po' per i mondiali, capito? Capito Paolo? Talmente capito tiene all'Inter che lui gioca. Sentiamo una, le parole partite, di mister Inzaghi, ha messo più solo 4 minuti così a dimostrare quanto tempo. Ah, importantissimo. Chiaramente sappiamo il percorso, l'abbiamo perso per 2 mesi, praticamente non ce l'abbiamo mai avuto un giocatore importante che lo conosciamo tutti, adesso sta ritornando nel migliore dei modi con una voglia pazzesca e nel frattempo gli altri ci hanno dato dentro, insomma sono contento per Correa stasera che è entrato, ha fatto un assist delizioso per Romelu, Lauti ha fatto una partita
straordinaria non coronata dal gol purtroppo che l'avrebbe meritato, e poi Dzeko è stato bravissimo perché ci ha permesso di pulire tantissime palle, di farci salire nel momento della loro maggiore pressione. Quindi per quanto riguarda gli attaccanti, adesso incrociando le dita, ce ne ho sempre avuti due e mezzo forse, siamo andati per un mese e mezzo, 45 giorni con gli attaccanti contati, sono stati bravissimi, adesso di volta in volta dovrò essere bravo io a scegliere quelli più congeniali. Allora, io sono combattuta, no, per dire... dare la parola, sì, no, prima a Alberto, Gianluca che vuole incalzare, no, Massimiliano Ladio, ci capisci la... No, aspetta, prima di Alberto, per concludere, diciamo, la famiglia del Mulino Bianco dell'Inter... Cioè, riprendendo, ecco, riprendendo le parole di Inzaghi, dice fino adesso abbiamo avuto sempre due attaccanti e mezzo. Quindi Correa sarà contentissimo del mezzo che gli è stato attribuito da suo allenatore. Comunque il mezzo mi insegnano dalla regia essere, no, meglio dello zero. Mezzo perché è stato infortunato anche solo lui. Solo per l'infortunio, Gimba. È stato infortunato anche lui, quindi alla fine abbiamo giocato con Gimba. Quanta cattiveria gratuita. Alberto, forse è già incalzato non abbastanza, però non lo so. Sì, sì, ci metto il carico, no? Perché siccome il Max diceva sul discorso di Lukaku ne gioca una, poi c'è il mondiale che si avvicina, allora mi chiedo, visto che qua c'è Mario, c'è Giba, Atalanta-Inter del 13 novembre, c'è qualcuno allora che pensa già al mondiale, vedi Lukaku, Lautaro, oppure posso star tranquillo? No, vabbè, ma non puoi mai stare tranquillo con mai lì. Stare tranquillo. Mai. Ecco, non può star tranquillo neanche la Roma, intanto scusami, perché ha pareggiato con Etemai l'Helsinki, dunque al 54esimo pareggia l'Helsinki, un gol in mischia, situazione che in questo momento ancora sorride alla squadra di Mourinho, perché sarebbe a due punti da Ludogorets, e ricordiamo che all'ultima partita può scavalcare la squadra bulgara, però intanto arriva il pareggio e lo registriamo al 54esimo minuto. Sì. Ma quella partita lì del 13 novembre, ti dico che sarà una partita sicuramente particolare, voglio dire, la gente, questi giocatori poi... La sera stessa se ne vanno, prendono un aereo, vanno dalle nazionali. Non lo so, onestamente. Allora, vista così, certo, Juventus e Atalanta sono le due più difficili di capire. No, no, ma anche l'Atalanta ha giocatori che vanno al mondiale, però diciamo che il peso dei giocatori dell'Inter, con tutto rispetto, voglio dire, Lautaro va al mondiale, Lukaku farà di tutto per andarci, per arrivare ai preconvocati, sicuramente per arrivarci dopo l'infortunio. Sì, diciamo il grande big dell'Atalanta è Koopmeiners, sì, ma sicuramente non è un Lautaro. Però diciamo non è un Lautaro che comunque va a giocarsi, tra l'altro, per vincere un mondiale, perché poi c'è anche questo aspetto. L'ultimo mondiale di Messi, sono d'accordo. Tu vai per vincerlo, perché comunque per tanti giocatori, soprattutto in Argentina, è l'ultima spiaggia. È l'ultima spiaggia, quindi vai là e devi... Tanto comunque l'Inter ha riscoperto il nuovo bomber, lo rispolvererà Mkhitaryan, lo mettiamo prima punta, qualcosa succede. L'ottimismo di Mario Risa, va bene veramente tutto. La palla, cioè, l'allenatore che è un miracolato, è rimbalzata sulla testa, è entrata l'angolino, non sa neanche lui. Due gol di Mkhitaryan da leggenda, uno gli ha tirato sul piede e l'altro gli è sbattuto in testa. Posso dire una cosa che magari non è così tanto poetica, però se posso spezzare una lancia a favore di Inzaghi, è quella di essere riuscito a mettere in campo un giocatore, cioè voglio dire, l'anno scorso era impensabile giocare senza Brozovic, era il cervello della squadra, era un giocatore che faceva girare, toccava quanti palloni toccava, Paolo? No, tanti, partita, però cioè, Calhanoglu, no, però l'anno scorso tu se pensavi a un Inter senza Brozovic, già, io mi ricordo una partita in casa. No, ma i punti che avete perso eravate nel momento in cui mancava Brozovic. Sì. Mi ricordo una partita in casa, forse col Sassuolo, non mi ricordo, una palla persa dopo pochi minuti, abbiamo preso gol con Barella che giocava al posto di Bravo, Brozovic. Bravo, vero, col Sassuolo. Cioè, questo per farvi capire l'importanza di quel giocatore. Ecco, questo sicuramente è un dato a favore di Inzaghi, quello di aver... di essere riuscito a far quadrare e girare la squadra, anche se sei un giocatore che comunque era importante. Signor Paolo Bargigiani, che sa tutti gli aggiornamenti di mercato, ma di proprietà. Dipende, no, tutti no. Zhang ha smentito le voci riguardo alla vendita dell'Inter. Posso usare Alberto, posso usarti per... affinché tu ci possa dire, soprattutto a Paolo, che poi così magari Paolo ci dà i dettagli, le dichiarazioni proprio di Zhang sulla cessione dell'Inter, le abbiamo in grafica, se la regia ce le manda per favore. Vediamole, proprio, allora. Eccole.
Perché Paolo, secondo me tu ci devi raccontare delle cose su questa vicenda. Ma vai, no, mi dai troppa fiducia, no, non ce n'è tante. Posso farti una valutazione anche sulla base dei confronti che ho con dei colleghi che non si occupano di sport e seguono, diciamo, le cose finanziarie, eccetera. Leggiamo, ecco, allora poi, le dichiarazioni. Cioè, le dichiarazioni vanno rispettate. Sono sì, lì, l'Inter quindi... non è in vendita, non sto parlando con nessun investitore. Negli ultimi anni la società è stata al centro di diverse speculazioni. Finché sarò presidente, questa società non sarà in vendita. Ecco Paolo, ma la provocazione è stata una tattica di Zhang per alzare il prezzo? Sì. Ma quello che può venire subito in mente. Ascolta, cioè non c'è nessun collega o analista finanziario che non sappia che praticamente l'Inter da tempo ha dato mandato a degli advisor di cercare degli acquirenti. Che poi Zhang preferisca o preferirebbe avere un socio di minoranza dal fatto di cederla tutta può essere comprensibile. La dichiarazione che ha fatto ieri, secondo me, va rispettata, ma non risulta agli atti, perché se tu non vuoi vendere, perché allora dai mandato degli advisor? Non dimentichiamo che domani c'è l'assemblea dei soci dell'Inter, c'è da esaminare un bilancio 21-22 con meno 140, meno 145 di perdita. Vabbè, è in buona compagnia l'Inter, non c'è da scandalizzarsi. Il problema è che nel 2024 scade questo prestito di Oaktree, questo fondo di 292 milioni mal contati al tasso del 12%. Quindi, voglio dire, o c'è un coup de théâtre pazzesco che dalla Cina, il deus ex machina che arriva a risolvere la situazione, l'immortale Xi Jinping riabilita Zhang e pensa che, insomma, di fare delle aperture, perché insomma qui i numeri e le mosse sono molto chiare. Io credo poco al fatto che l'Inter non sia in vendita, ed è una cosa molto da seguire. È ovvio che probabilmente per Zhang è in vendita delle cifre pesanti. 1,2 miliardi non basterebbe, perché facendo i conti di quanto Zhang ha messo sull'Inter, di quanto deve restituire, si parla dal 1,5 miliardi in su. Ricordiamoci che se il prestito non viene liquidato, praticamente l'Inter passa di proprietà. Sì. Ma risulta anche che Oaktree la rimetterebbe sul mercato, perché non vogliono fare, ti faccio un esempio, non vogliono fare come il fondo Iliot per il Milan, gestire una società di calcio. Sì, i due pareri, due interessi in studio. Comunque scusate, cioè, un presidente non ti dirà mai che vuole vendere. Cioè un presidente, è strategico, ma solo non per è il prezzo. Sì, ma no? Non è strategico, ma anche solo per il prezzo che tu punti ad ottenere, non puoi andare davanti alle telecamere e dire sì, è vero, siamo in vendita. Saresti un pazzo da rinchiudere in un manicomio criminale, come per dire, ragazzi, è in vendita. Arrivate con l'offerta al ribasso. Sono impiccato. No, ma infatti al ribasso facciamo. Vanno rispettate, ma certo, vanno prese con le molle. Come è anche vero che lui un 1,5 miliardi non lo prenderà mai, perché non lo prenderà mai. Perché 1,5 miliardi, dici? 1,5 miliardi non lo prenderà mai. Non a caso, ma Mario, prima dicevo, è una strategia. Scusate, una cosa velocissima, Vittoria. Per alzare il prezzo. Dipende dagli acquirenti. Vabbè, quello del Chelsea ne ha messi 5. Beh, ma il Chelsea. Lui si deve parametrare sul Milan, non si può parametrare sul Chelsea. Ah, campione. È un altro. Mario. Ma io invece voglio credere alle parole del presidente. Lo sapevo, Mario! Lo sapevo! Una porta aperta, Mario. Ma perché? Mario. Ma perché le persone non possono mai Mario, dire per la cosa? Tua immagine. Marcello, di qualcosa però. Credici col beneficio, ti curo l'immagine per un attimo. No, io voglio partire da un presupposto. Marcello, arriviamo. Fai finta. Mi posso rispondere? Io voglio partire da un presupposto che... nella vita quasi tutto ha un prezzo, per cui ovviamente se venisse fuori una proposta indecente sicuramente la prenderebbero in considerazione. Detto questo, al momento da quello indecente, che risulta a me, al momento non c'è nessuna decisione né di vendere. E poi cosa fai? Cioè vai tu, Marcello, quando scade il prestito? Ma questi sono altri problemi. Quando scade il prestito troveranno sinceramente un modo migliore per riuscire a non sprecare il lavoro fatto in Marcello, questi anni. Dobbiamo sentire Marcello, posso ragazzi? Parlare di mulino bianco sentendo Mario? Ma come dice il mulino bianco? Posso dire che la mia visione dell'Inter, mulino nero azzurro. Avanti da inizio campionato d'agosto e fino ad oggi sono stato smentito. Però noi dobbiamo fare i cronisti, dobbiamo raccontare quello che c'è, perché sennò allora ma non tutto, dobbiamo essere tutti Marcello d'accordo Chirico, per forza. Ragazzi, fatemi sentire anche Marcello. Mario,
puoi illudere finché vuoi, sei padronissimo. Vabbè, ragazzi, di illuderti. Attenzione, arriva il gol della Roma ancora con Tammy Abraham, il tocco sotto porta su azione personale di El Shaarawy e la Roma è nuovamente in vantaggio al minuto 62, una rete che va a indirizzare in maniera pesante la qualificazione, il passo avanti successivo della Roma in Europa, sarebbe comunque Europa già da stasera o Conference o Europa League. Sappiamo che all'ultima partita andrebbe a giocarsela con Ludo Rorez, ma intanto la Roma avrebbe la certezza di giocarsela fino alla fine. Azione personale di El Shaarawy, la conclusione, poi ha esultato Abraham, ma quello che avevamo visto in diretta invece tutto, il tocco è di un calciatore dell'Helsinki, dunque autogol, autogol, ma quel che conta è che la Roma è in vantaggio. Che fatica però, eh. Sì, molta fatica perché la squadra biancazzurra stava mettendo una sorta di pullman davanti alla porta, poi è una squadra particolarmente abituata a giocare. Giocavano un po' a specchio, quindi sì, anche questo, e poi sai, due pullman. Siete tremendi, ci fermiamo. Sarebbe cambiato il nostro titolo, eh? Dovremmo parlare di Juventus, ma per Marcello Chirico che fai? Non fai un'eccezione? Ma infatti Marcello, la mia era una premessa per darti la parola perché stavamo parlando di te con l'Inter, poi è arrivato il vantaggio della Roma e sai da cosa nasce cosa. Mi sentite bene? Adesso mi sentite bene? Forte e chiaro Marcello, forte e chiaro. Io posso soltanto dire a Mario, ma tu Mario puoi credere a tutto ciò che vuoi, per carità, sei padronissimo di credere, se pensi che Zhang stia dicendo la verità, sei padrone di farlo. Però, scusami, a febbraio 2020 il fondo BC Partners aveva fatto un'offerta all'Inter, l'avevano trattato, poi alla fine non si sono messi d'accordo sul prezzo e BC Partner non è entrato a far parte dell'Inter, cioè non ha comprato l'Inter, ma di fatto la stava già vendendo Zhang. Come puoi credere a quello che ti ha detto l'altra sera, che lo ha detto dopo una vittoria 4-0, la qualificazione? Sai, qui quando vai in estasi diventa un tifosetto come tanti altri, cioè da quello che ho capito io Zhang è un po' un tifosetto. No, ma Marcello, ma cioè, poi si fa prendere, dall'entusiasmo, la dice quello, ma è nei momenti di entusiasmo, ma è proprio nei momenti di entusiasmo che tu devi far vedere che non molli, è lì che alzi il valore, è lì che lui ha voluto fare il figo, capisci? Lui, ma no, ma non è vero, secondo me si sta rendendo conto di che cosa significa essere proprietario presidente di una squadra di calcio come l'Inter, e il fatto che stia ottenendo dei risultati sportivi e anche economici, perché il passivo continua a venire dimezzato anno dopo anno. Se non ci fosse stata la pandemia, sicuramente i risultati sarebbero stati ancora migliori. Poi c'è una qualificazione commerciale del valore. Sto dicendo quello che sta accadendo, Marcello. Sta accadendo esattamente questo. I bilanci dell'Inter anno dopo anno stanno andando sempre meglio. No, perché meno 140. Mario, non vivere nelle favole dice. Ma non è vero. Sto un prestito di 275 milioni. Ok, 290, che tu gli devi restituire, perché se non gli restituisci e non gliel'hai ancora restituito, restituisci tu quello che subentra al tuo posto. Soprattutto hai rinnovato un fondo per altri 470 milioni di bond. No, tu hai rinnovato un bond con le banche di 400 milioni perché non hai soldi. Ma infatti sta cercando un socio di minoranza, non sta cercando di vendere la squadra. Hai aperto debiti da tutte le parti, dici che stai risanando. Certo che sta risanando, le cose dicono esattamente questo, non lo sto inventando io, la verità è che stanno cercando un socio di minoranza, non stanno cercando di vendere la squadra a tutti i costi, è ovvio che di fronte al problema che gli verrà presto tardi posto, dovranno fare delle scelte, ma in questo momento la volontà è quella. No, scusami, a Zhang gli piacerebbe tanto trovare uno che gli dai soldi e però lascia lui proprietario, capisci? Lui, ma io sentivo questa cosa anche di Lukaku, mi piacerebbe tanto vedere se il Chelsea gli paga lo stipendio e ve lo ridà indietro dopo che l'ha pagato 100 milioni. Purtroppo, per fortuna, queste cose succedono, sono assurde per certi versi, ma succedono. Quindi per me non è detto che non si trovi un socio di minoranza.